Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Io sono Leone e siamo qui oggi per fare una nuova partita. Allora, io ho fatto tipo 20... cioè... 20 tentativi per provare a vedere se riuscivo a trovare con Lilith un cubo di... un Abel of Bandages. Non ce l'ho fatta, quindi ora mi devo fare per forza un episodio perché sennò non ho tempo. E quindi facciamo una partita con Isaac con il D6. Così, sciallezza e in tranquillità, andiamo avanti. E vediamo come andrà. Se dopo questa partita 8C46 LBCV, CV, Isaac è il personaggio base del gioco. Tutte le caratteristiche sono base, ha tre cuori più il D6 che gli permette di rollare ogni 6 stanze gli oggetti che troviamo nelle stanze del tesoro, quindi gli oggetti passivi, gli items. Allora, mi devo riabituare a giocare con un personaggio che non ha un famiglio dietro, ma che spara direttamente lui, quindi posso schivare più tranquillamente. E sì, a parte questo, niente di che. Ah, che cavolo di... ecco, che bel danno che ho preso qui. Che cavolo di sfiga, ma avrò provato una marea di partite. C'erano pure 3 o 4 in cui c'erano già le stanze in cui era possibile trovarlo. Cioè, era possibile che se io lo trovavo, ottenevo tipo gli oggetti della... cioè, lo ottenevo... l'achievement. Eppure neanche una volta mi è apparso un cavaliere dell'apocalisse. Proprio la tristezza estrema che mi ha avvolto è incredibile. Eliminiamo questo ragnetto, prendiamo questa chiavetta, entriamo qua dentro, un cuore nero, sì dai, ne vale la pena. Eliminiamo questo nemico, non lo vedo, eccolo lì, dai, facciamolo fuori, niente che ci droppa. C'è una batteria, quindi possiamo rirollare 2 volte un oggetto. Vediamo di rirollarci 2 volte l'oggetto che c'è nella stanza del tesoro, una stanza. Se c'è buono invece l'oggetto qui, vediamo se rirolleremo 2 volte l'oggetto che c'è nella stanza del boss. Bisogna vedere. Un cuore, ok, lo prendo così recupero vita. Vediamo qui, non lo so che cos'è, questo lo prendo. Shoot the whoop, ok, shoot the whoop, verrà rirollato. Lì il chest, cosa c'è nella scatola? Perfetto, dai. Dovrebbe dropparmi roba casuale, quindi mi va bene. Prendiamo questa, così siamo carichi con la batteria e andiamo avanti qua. Pin, va bene, ok, come vedete neanche questa volta mi è capitato un cavaliere dell'apocalisse, ma tanto oramai ci ho rinunciato a pensare che mi potrà succedere. Dovrò avere culo e che mi si completi da solo, spero, un giorno. Apparentemente lo so, non riuscirò a finire il gioco. Sono un coglione, non riuscirò a finire. Io direi rollare Blue Cap, HP più tirsa, più shot speed up. Ok, mi va bene. Non riuscirò a finire il gioco in tempi brevi perché non riuscirò a fare quel cavolo di achievement. Praticamente sono riuscito a donare tutti i 999 centesimi in tempo. Sono riuscito a donare tutto, ma non riuscirò mai a fare quel cavolo di achievement con una durata decente, diciamo, con a breve termine. Probabilmente tipo fra 200 episodi ce la farò, roba del genere. È vero, proprio... Dio santo, questo danno. Devo riprendere. Ah, è proprio, come si può dire, la rabbia che mi avvolge è incredibile. Perché mi fa arrabbiare. Perché quella achievement, voi dite, vabbè, fosse probabile ottenerlo. No, ma cioè non è probabile. È proprio tra gli achievement più improbabili del gioco a ottenere. Visto che deve essere molto fortunato. Samson Lock, tipo, quando prendo danno dovrei aumentare il danno ogni tanto. Non è una possibilità sempre presente, tipo... da quel che mi ricordo. Però vabbè, ha qualcosa a che fare con le caratteristiche di Sansone. E non è niente di che, né troppo debole né troppo forte. No, quando uccido un nemico posso aumentarmi il danno. Ecco, adesso lo sappiamo. Cosa mi ha dato? Questa, vabbè, l'apriamo. Che cos'è questo? Infami, buono. Ancora Curse of the Blind. Vabbè, Glass Cannon. Ok, Glass Cannon sì, lo posso riollare. Qua in alto ci mettiamo, così almeno non veniamo colpiti, sicuro. La scheda non lo posso rirollare perché non me lo porto dietro. E Curse of the Blind, madonna che sfortuna. Che estrema sfortuna che abbiamo con le curse, che abbiamo ottenuto 2 volte la Curse of the Blind. Questa è una Temperance, va bene, no, non devo farmi questa stanza. Facciamo così, meglio una carica del dado o una bomba. Secondo me una bomba la posso sprecare per una carica del dado. Vediamo cosa mi dà adesso. Frienzone, ok, dai, una mosca che fa un buon danno. E quindi non è male, ne è valsa la pena. Ci sono 2 stanze. Adesso dimmi che c'è il Blue Core Revelation e mi capita l'Headless Horseman e mando a quel paese il gioco, lo sai? Dimmelo. Anzi, dammi le chiavi per entrare in quelle zone, perché sennò
Ma davvero a quel paese del gioco? Soprattutto se entro in quella che non è... sì, di sicuro entrerò adesso in quella che non è la libreria. Se trovo una chiave, no, che posso entrare in tutte e due di sicuro, quantomeno. Perché adesso piazzo una qua e una qua. Dimmi che cosa è questa. Ok, questa è la libreria. Questo è la Bibbia, volo temporaneo e auto jump. Va bene, ok. Niente possibilità di farmi la roba. Vediamo qua dentro. Cioè, sono per 5 centesimi questo cuore di fede che voglio prendere. Vediamo. Voglio donare un po' di vita qui, perché magari mi recupero anche i soldi per la carica. Ovviamente no, Bloodbag mi dà un HP più speed up. Va bene. Ok, tipo ne è quasi valsa la pena, non lo so. L'obiettivo è in realtà recuperare Godhead e Rarg. Quindi vedremo un pochettino. Cioè quell'oggetto che abbiamo sbloccato nuovo, Crackjack, mi darà un trinket che è Cracked Dice, che non mi piace. Quindi andiamo qui e io li piglio tutte e due. Gimpy, va bene, Lord of the Pit, quindi posso volare. Va bene, dai, ne valsa la pena secondo me, perché se ogni volta che prendo danno ho una possibilità di droppare un cuore di fede. No, non c'è nient'altro che devo fare qua, quindi io direi di accelerarmi. Magari ottengo una Ball of Bandages e il Box of Friends lo stesso, e poi riesco a farmi la l'accelerata finale per la vittoria. Explosives Diarrhea, meglio una stanza del genere, così magari uccide qualcuno. Questa invece è Curse of the Maze in pillola, perfetto. Ah, perfetto era uno scherzo, cioè non è perfetto, non è per nulla buona come cosa. Dai, alzati. Su, bravo tesoro. Ti voglio bene quando ti comporti così. Adesso lo rifai per piacere, grazie. Anche tu, alzati e fatti colpire dalle mie lacrime. Ti sto facendo male col mio dolore, perché sono lacrime, quindi di solito significa sofferenza quando uno fa del male, quando uno piange, no? Oppure piange per felicità, ma quello è un altro caso. E quindi vabbè, lasciamo stare, perché sto entrando in un discorso che non ha né inizio né fine, ed è un problema. Poter volare aiuta soprattutto in stanze del genere, in cui mi evito di speccarmi una bomba, e in stanze del genere in cui sono più tranquillo per i nemici che ci sono dentro. E ovviamente non beccherò mai la congiunzione astrale che mi farà eliminare tutti assieme, però beccherò la congiunzione astrale che mi fa eliminare un po' alla volta. Sì, l'effetto di Samson Lock finisce appena esco dalla stanza. Ne ero già consapevole, però vederlo mi rende ancora più consapevole della mia finezza come essere umano. E ovviamente che si attivi così alla fine mi fa dire vaffanculo gioco. Ok, eliminiamo anche questo nemico. Forse dovrei pensare a giocare in normal un po' di partite. E voi dite perché? E io vi rispondo per un motivo molto semplice: se gioco in normal, almeno le stanze sono un po' più facili. Oltre che, vabbè, drop di... perché quelli rossi hanno un drop aumentato di spawnare, quindi non mi dovrei preoccupare di nulla principalmente. Potrei tranquillamente pensare all'achievement, però in realtà no, cioè non mi è mai piaciuto giocare in normal in questo gioco. Più che altro perché se no diventa facile, diventa non esageratamente facile, diventa semplicemente facile. E quindi, beh, perché mai devo rendermi la vita facile? A me piace la sfida, quindi è parte del gioco secondo me la sfida. La apprezzo perché è parte del gioco e quindi non la rinuncerei mai. Infatti per questo anche non vedo l'ora che un giorno esca la hard mode di Undertale. Come non vedo l'ora di pigliarmi quel danno. Sì, era tutto calcolato. Ok, stanza del negozio e stanza del tesoro insieme, mi stai dicendo, gioco? Va bene, ho capito l'antifone, quindi non potrò farci niente a proposito. Muori facilmente. Tu, ce n'è un altro, se non erro. Almeno che, se no l'audio si era sfasato. Eccolo qui l'altro, anzi. Perfetto. Muori anche tu, per piacere. Grazie. Presentato nel club, moriamo in compagnia. Prendiamo queste bombe, entriamo qui dentro. No, no, lo dovevo prendere. Ecco, questo è il mio... Vabbè, è un tier up. E ne vale la pena. Come qua c'è un broken watch e una batteria. Rivolgiamo la bussola. La bussola la vorrei. Facciamo così. Un centesimo mi manca. Davvero? Seriamente? Ok, grazie. No! Ok, un deficiente. Dai, dammene abbastanza, ti prego, tesoro. No. Ovvio.
Fantastico. Vabbè, ci sono abbastanza cuori, tornerò indietro, recupero dei cuori e poi vado avanti. Tutto questo per la mia infinita ospitalità. La voglio la bussola? Sì, la voglio. Ok, dammi l'ultimo centesimo. Prendiamo questa bussola. E così siamo tranquilli e vediamo sempre dove dobbiamo andare. Più o meno possiamo avere quasi idea di quante robe ci servono. Mega Mow è fastidioso, però durerà poco perché ci sono delle bombe a fianco che mi faranno un po' di danno. E anche la mia mosca aiuterà di certo tutte cose. Ovviamente la vedo assolutamente improbabile che riusciremo a fare quell'achievement. Tears più shot speed mi va bene perché siamo al massimo delle tears possibili. Quindi questo qua ancora lo prendo. Potevo anche non prenderlo, ma ho deciso di prenderlo perché secondo me può andare ancora bene. Poi, vabbè, ognuno ha i suoi gusti quanto riguarda ciò. Perché, beh, così ho le tears al massimo possibile. Ora posso rirollare tutti gli oggetti di tears. Mentre invece, in altro caso, non avrei rirollato gli oggetti di tears. Andiamo qua avanti e scendiamo giù. Vediamo un pochettino. Allora, così qua, saliamo sopra e andiamo avanti. Secondo me, questa va bene, oltre a sapere per certo la strada giusta, ma questo qua è un caves. Ah, ok, caves 2. Come cavolo fa a essere così grande sto piano? Vabbè. No, allontanatevi da me, maledetti. Uff, quanto cavolo si è resa difficile sta stanza a caso. Ok, uno eliminato, eliminiamo anche gli altri. Siamo un po' veloci, quindi non riesco bene a controllarmi, devo dire la verità. Quella stanza lì sotto non è fattibile per noi perché siamo al full vita. Ti vuoi alzare almeno uno dei due? Ok, adesso ho bisogno di aumenti di danno. Che essendo noi andati per i patti con Satana, visto che non mi interessavano i patti con l'angelo, confido che otterrò Godhead. Tramite altri modi. Ah, ho ottenuto Isaac Herz. Mi sa che era uno degli oggetti che ci mancavano in realtà. Quindi vabbè, l'ho ottenuto. Oh, Tears Up conta? Ah, quindi supera, diciamo, il valore massimo delle Tears. Quel Tears Up in particolare. Oppure aveva un oggetto che comunque diminuisce il Tears di lei. Non è così impossibile pensarlo. Comunque adesso dovrei avere proprio le Tears al massimo. Ciò mi rende fiero di me stesso. Euphoria no. Ok, questo sarebbe buono in altri casi, non lo voglio però. Il coltello di mamma con queste tears non lo prendo. Molto spesso avrei penso. Penetrative shot. No, dai. Confido che posso ottenere di meglio. Proptosis. Ok, aumento di danno pazzesco quando i nemici sono molto vicini a me. Mentre se no invece faccio un po' meno danno. Ma comunque è un aumento di danno praticamente. Quindi con le tears che abbiamo ne vale oggettivamente la pena. Ne vale assolutamente la pena perché comunque anche con ovviamente non parlo con roba come un brimstone o roba del genere, ma per quanto riguarda le lacrime normali, anche quando la lacrima è infinitamente più piccola, e comunque fa più danno comunque della lacrima che avete evase. Quindi Proptosis vale sempre la pena prenderlo. Almeno questa è una notizia che sapevo sapevo esisteva. Poi non so se poi era vera, non so se poi era vera questa notizia. Madonna, quanto sono incapace di parlare italiano oggi. Ma quantomeno era tra le cose che mi interessavano. Ok, andiamo qua a sinistra. E eliminiamo questi nemici completamente. Vediamo qua. Perfetto. Una bomba. Oh, vabbè, avrò la ricarica giusta. Che bello. Mega coso. Fastidioso fino alla morte non si può. Però se infliggiamo Fierce. Mi va bene. Più la nostra amichetta mosca che lo colpisce. Vabbè, grazie per il danno. Sono sempre felice di prenderlo da te perché sei così patatone. Non è vero, stavo scherzando, mi stai sul cavolo. Ok, ne abbiamo eliminato. Eliminiamo anche questo qua. E Caffeine Pierce non la voglio. Come il mestolo me lo eviterei. Perché è l'equivalente di prendersi una mestolata sulle gengive che non mi piace come cosa. Vediamo se qua c'è la stanza segreta. Dimmi di ni. No, mi ha detto di no. Non metto di sì, quindi sono triste. Ni. Va bene, mando le cagate. Andiamo a farci. In realtà posso recuperarla. Sì, posso recuperarla. Voglio quell'oggetto lì? No, telepierce, no, grazie. Oh, vabbè, mi hai fatto fare una stanza in più, telepierce. Ok.
Perfetto, una troll bomb, no grazie, vorrei evitarla. Bravo Leone, sei stato capace di fare una cosa intelligente nella tua vita. Per te invece vorrei la store key, così posso entrare nei store gratuitamente senza spenderci chiavi. Ed è una cosa che in realtà mi attira. E ora invece direi che posso assolutamente andare a recuperarmi questa batteria e rirollare l'oggetto che c'è là. Abbiamo già visto due oggetti brutti, quindi non posso lamentarvi del qualsiasi oggetto io tengo adesso. Proprio di nulla. Vediamo. Speed up, vedete, era uno speed up prima e uno speed up dopo. E va bene, va benissimo. Andiamo avanti. Due bombe per entrare qua dentro, le uso. Curso dell'host, ovviamente, quando si ha la bussola capiterà la maggior parte delle volte. Qua ci sta una retro treasure room, che potrebbe darmi una... Va bene, ok, speravo in nulla, perché non mi ha dato niente, nulla di utile. Speravo in un mercato nero, però nessun mercato nero, quindi niente di niente praticamente. Questi nemici non sono troppo potenti, per fortuna per noi. E con il fear shot che abbiamo possiamo farli scappare da noi, così possiamo colpirli facilmente. Possiamo prendere questa roba qua molto easy, poiché... c'è un centesimo troppato. In la mia versione greedy di me deve accoglierlo, che okay. C'è il... come si può dire... Quello che vorrei dire è importante, però mi viene... quella stanza decente è stata facile grazie al fear shot. Dai, alla fine ne valsa la pena. Poi credo che sia quello l'oggetto che ha diminuito il tears delay, sapete? Credo che conti come oggetto che diminuisce il tears delay e non come oggetto che aumenta i tears a sto punto, visto che era un aumento di tears anche abbastanza claudicante e che non mi aspettavo che mi faceva superare il tears delay che abbiamo adesso, quindi... Ok, non credo che l'ha eliminato, non lo credo io per nulla e non voglio neanche provare a cadere in quella menzogna, perché è una menzogna secondo me. Però mi ha diminuito il tears delay, quindi mi va bene. Quello che vogliamo adesso è anche un po' di shot speed, credo. Però più che altro vorrei un damage up. Più danno, meglio è. Ovviamente non so dove sto andando, quindi potrei essere a quel paese, come potrei essere in un bel punto. Una bomba, ok, non sono riuscito neanche a prenderla, io sono deficiente, però... là non so come ho schivato il colpo, vorrei rimanere per il patto con Satana, quindi speriamo bene. Cuore di fede, grazie Gimpy. Gimpy è oggettivamente un buon oggetto, siamo oggettivi, quindi è un buon oggetto. E prendiamoci questo cuore di fede, eliminiamo questi nemici e recuperiamo la bomba che c'era qua. Ok, vorrei la stanza del tesoro, visto che non c'è niente che mi interessa. Il Joker, grazie. Best Bud, Sworn Protector e buon famiglio. Questa è una I Can See Forever. Praticamente è un buon famiglio, perché più che altro è per la trasformazione, che poi Lord of the Flies, che potrebbe capitare, non per effetto che fa, che è praticamente un famiglio che sta sui muri, quindi è un po' inutile. Ecco, adesso se ottengo una Bowl of Bandages e un Box of Hands dal negozio, darei la mia anima per ottenere, per farlo. Oggetto di Gappy Z. Possiamo rirollarlo, e non l'ho fatto perché sono deficiente, perché vorrei rirollare gli oggetti che ci sono nella stanza nelle altre stanze. E ok, come vorrei vedere la mappa, quindi eliminare questa curse del cavolo che mi sta antipaticissima. Saremo qui sopra. Ok, stanza del tesoro l'abbiamo trovata quantomeno, quindi possiamo già tentare di riollare. No, mi ha preso una mano. No! Dove cavolo è la fine di questo piano ora? No. Grid, salve. Meglio qui che da un'altra parte, sinceramente. Maledetto stronzo. Infamy, se ti vuoi attivare mi fai un piacere, sai? La tua infamia sta crescendo quasi quanto la mia rabbia. Ok. Lo sapete cosa vi dico? C'è una marea di roba. Un altro grit. Almeno abbi la decenza di droppare ora. Che tu abbia la decenza di droppare sarei ben meglio. Grazie. Perché un altro grid non si può vedere. C'è un Krampus qua. Perché l'ho usato, voi dite, visto che era sicuro al 100%? Per un motivo principale, che non avevo più i cuori di fede. E lui è uno stronzo di merce. Rara. Quindi posso rollare Gappy.
Mio dio, i danni che sto prendendo. Per fortuna che ci sono un sacco di cuori rossi. Ok, Lamp of Call lo prendo. Quindi ho lo gappi e ho quello che c'è nell'altra stanza. Adesso i miei colpi praticamente avranno un effetto strano. Diminuiranno di potere, ma allo stesso tempo aumenteranno. Quindi rimarranno allo stesso potere per più tempo. Strano ma vero. Di sicuro c'è da essere quel nanosecondo di tempo in cui non diminuiscono di potere e aumentano però allo stesso tempo. Quindi è strano come effetto quello che ho adesso, tuttora, nei miei colpi. Ci posso fare qualcosa in particolare? No, però mi piace sottolinearlo. Adesso vediamo che cosa c'è prima nella stanza del tesoro. E poi vediamo se devo dare quell'oggetto di Dappi e potrei in realtà portarmi dietro. Perché non è così scontato che lo devo abbandonare. Ok, voi tutte mani morite. Come te adesso quando riscendi morirai male. Ok, perfetto. Vediamo questa pillola che è un retrovision. Ecco qua però, questo qua già merita di essere rigollato. Telepatia per scemi. Un HP up, in realtà lo voglio. In realtà questo HP up mi interessa. Ora rirolliamo invece quell'oggetto di Gap. Sì sì, lo rirolliamo tutto. Vediamo cos'è. No, nemici che ci toccano diventano dorati. No, non mi interessa. Adesso mi capita roba come con Dead Rito. No, Mr. Mega potrebbe interessarmi, quindi lo lascio lì, perché in realtà non è così male. Cioè, non è un oggetto malvagio, quindi lo voglio lasciare là come opzione tangibile. Opzione non tangibile, opzione possibile. In fondo ho ancora un reroll, di sicuro. Quindi direi di fare così, eliminiamo questi nemici. Olè, morti. Red Patch non mi interessa, vorrei entrare nel negozio dove non c'è di sicuro grid, anzi dove tutto sarà scontato, grazie a Dio. Anzi, grazie a Dio un paio di palle, perché in questo caso è grazie a me, poiché io l'ho sconfitto grid due volte nella stessa stanza, quindi... anche una batteria qua mi piace molto. Questa è una feromoni. Vediamo, there is more options, there is options, scusatemi. Mi va bene, voglio altro. Le pillole, non mi interessano più le pillole. Quindi piglio, perché ho pigliato quella? Volevo pigliarmi starter deck, che mi dà una carta che è l'eremita. Va bene, possiamo usarla al prossimo piano. Stavo sperando, perché cercare è una parola grossa, di ottenere che c'erano abbastanza stanze per ricaricare questo oggetto che ho. Quindi me ne faccio un'altra però, ok, una marea di cuori. Me ne faccio un'altra e così intanto posso ottenerla, ma intanto posso affrontarla questa stanza, perché ok che c'è Mascov Infami Maledizione, una versione neanche di quelle normali, di quelle fastidiose proprio tanto, perché ha più vita credo. Quindi se ti si attivi e te ne scappi da me, ah, fastidio che sei, fastidio. Ah, Swarm Protector è questo anche. Ah, ok, mi ricordo che fosse un'altra. Cioè, è una mosca che gira anch'essa attorno a me quando prendo danno, va bene. E fa un tocchettino di danno. Ok, no, in realtà di questi oggetti vorrei questo, perché speed più damage up. Ok, che la speed adesso è esagerata, però speed più damage up ne vale la pena. Ora, mi faccio una stanza e rirollo di nuovo quell'oggetto che c'era di Mr. Mecha, visto che ho un sacco di roba per rollare. Eliminiamo questo qua che mi dà qualche drop particolare. Ok, una bomba e un centesimo. Prendiamo questo qui. Ho due batterie, se non erro. No, evitiamo Mr. Megas. Andiamo qua, l'abbiamo già fatta questa stanza. Ci dovrebbe essere almeno una stanza. Non chiedo tanto, una. No, dovrei avere una sola batteria, perché l'altra l'ho recuperata già. Ecco qua, una stanza ce l'abbiamo, eccola qui. Mi piglio la batteria, c'è la carica. E andiamo a completare. Poi perché mi sono andato a recuperare cori così a spezzettoni, quando in realtà lo posso fare in un altro modo. Game Kid lo prendo, lo rimetto a posto, mi fa diventare invulnerabile per un breve periodo di tempo. Può essere buono, ma non lo trovo utile. Cioè, non mi interessa. Adesso, un'altra batteria dovrebbe essere qui. Ok, ce n'è poi un'altra nel negozio, che posso acquistare. Famo. Punching bag, no. Nessun oggetto carino. Ecco qua, questo è comunque l'effetto che ti dà il dado, cioè quello di voler rirollare l'universo e oltre.
E quindi andiamo qui sotto, vediamo, questo è starter deck, no, deck of cards, lo usiamo una volta, mi dà una eremita, mi piglio i due eremiti e me ne vado, perché beh, non mi interessa portarmelo dietro, preferisco il D6. Andiamo alla chest, intanto, beh, l'altro luogo non è che sia improbabile, ma semplicemente non mi interessa più di tanto, quindi andiamo avanti tranquillamente e in modo assolutamente grecio, direi. Nel frattempo siamo quasi a 230 iscritti e in un tempo così breve non me lo sarei mai aspettato. Questo è Dunk Depths 2. Ok, so più o meno dove si trova tutto, quindi posso essere felice. Andiamo direttamente nel negozio. Sacked è interessante. Sacked non è se dove succhia, però lasciamo stare. La testa sacchetto, ecco. È interessante. Ok, eliminiamo questi nemici. Una chiave, una chiave, sì. Quella è una chiave, chiaramente. Una batteria, bene. Ok, adesso facciamo un buon danno con quell'aumento, con quell'oggetto. The Stars, ok, lo possiamo usare in realtà. Dottor Fetus, nope, con questi oggetti non va bene, non lavora a posto, quindi meglio di no. Meglio non fare minchiate, raccogliere un oggetto che non lavora con gli oggetti che abbiamo. Sarebbe come buttare una parete al cesso. Miss Imposter. Un altro paio di partite fatte te avrei lodato. Rivolgiamo questo Torfetus. E Dedonion mi piace in realtà, perché diminuisce lo shot speed, che è strano, però fa un effetto buono e allo stesso tempo no. Cioè, quindi lo lascio così com'è. Esattamente. Vediamo questo. Mi dà roba. Roba Chuo Space lo utilizziamo intanto. Adesso vediamo un pochettino. Eliminiamo questo nemico. Chi manca? Ah, lui. Ok, morto. Vediamo cosa c'è qua dentro. Nulla di che. Vedete, il Dedonio mi permette di colpire facilmente molti nemici, quindi va bene. Wheel of Fortune la posso far saltare in aria, visto che non mi interessa giocarci. Sta funzionando il microfono? Sì, sta funzionando, grazie a Dio. Grazie a Dio, qualsiasi essere divino voi create, ov crediate ovviamente. Non sono contro gli esseri divini a cui ognuno crede. The Anged Man non sarà mai utile quando ne avrò bisogno. Ne sono perfettamente consapevole, come The Chariot. Neanche. No, in realtà adesso la potrei utilizzare e ne avrei bisogno, quindi lo posso fare. Pertro buona. Pertro è buona, Pertro è assolutamente buona, perché dov'è questa? Aspetta, questa è l'Hungerman. Che la utilizziamo? Questa è The Ward, che utilizziamo perché non mi interessa. Questa è The Chariot, che invece la utilizziamo qui per ottenere dei centesimi. Ok, facciamo così. Pertro. Questa è una strength che usiamo. Intanto, chi se ne? Prendiamoci Pertro. Andiamo qui sopra. Andiamo qui a destra. Andiamo nella stanza del negozio. E rivolgiamo col Pertro. Sacchetto non me lo prendo perché potrebbe fare buoni effetti. Ecco qua, già ho ottenuto l'oggetto che mi interessa. C'è Champion Belt Damage più Damage Up più. Ok, Challenge Up, però bene, vale la pena, no? Eliminiamo anche quest'ultimo nemico che era rimasto. Vedevo che fosse già stato eliminato. E vedete che cominciano ad arrivare i drop di roba buona. Degli Hierophant, due quelli di fede, cioè di queste batterie, quindi le otterrò in modo passivo, massivo, ossessivo, compulsivo. Le otterrò in tutti i modi, in tutte le salse. E ne sarò felice. Qua dentro ho droppato un cuore di fede, che culo. Un altro cuore di fede droppato? Ma va bene il gioco. Un altro ancora? No, ok, era esagerato un altro troppo di cuore di fede. Quindi meglio di no. Un sacco di sacked, quindi va bene, recuperiamo una lackup, buona, Egg Priestess no, The Fool no, Wheel of Fortune, lo piazzo qui, lo faccio esplodere, Credit Card mi permetterà di non comprare, di non pagare nulla, non per lo shop, ma anche per eventuali patti con Satana, quindi è buono. Un'altra Sacked con un'altra batteria, per farvi comprendere quante batterie mi ha droppato anche in questo breve tempo. E adesso mamma, che morirà in fretta in realtà. Soprattutto se spawnavano tutti quei due, tutti e due i punti lì. Però non ha voluto fare e ognuno ha le sue scelte nella vita. Non posso dire che mi piace una scelta di far andare avanti questa battaglia per molto tempo, quindi. Ah, oh, mi ha colpito. Non prendiamo il negativo perché mi interessava Polaroid. Vediamo qui il patto. Bah, lo voglio pagare? No, non lo voglio pagare.
lo voglio ottenere a gratis, che mi darà tears up, che ovviamente non posso ottenere, più un damage up, che è una cosa che mi interessa. Come vedete, tears up non mi interessa più, non ho più bisogno di tanti tears up. Adesso vediamo direttamente dove dobbiamo andare. Ok, pensavo che fosse qua sopra, però a quanto pare no, quindi sono un po' sfigatello. Ma vabbè, lo sappiamo che io sono sfigato, soprattutto perché sono stato una marea di partite nella speranza di ottenere qualcosa lì, cioè con Lilith, facendo quel lavoro che mi avete suggerito anche voi nei commenti, di cercare una partita finché non ottenevo una ball of bandages. E poi là sperare che mi davano più di una batteria in una stanza, cosa che con questa nuova versione di Isaac non è così improbabile in realtà, anzi è molto probabile. Purtroppo non sono così fortunato come si può benissimo notare, e vorrei eliminare quel nemico in fretta. Credo che si stava alzando, per questo ho sparato, non so perché si vedevo che si stava alzando. Andiamo nella chest giusto perché possiamo. Ti prego, ho una vita, vorrei andare avanti con la mia vita. Fotte, appena piazzo la bomba per dire vabbè mi sono stufato, me ne vado. Lui si alza. Volare rende questa stanza facile. Eliminiamo questi nemici perché gli altri poi si elimineranno da soli, quindi non ci dobbiamo sprecare del tempo. Oh, ecco qua perché non ci dobbiamo neanche sprecare del tempo. Dovrebbe esserci l'ultimo qua sopra. Gli altri esploderanno in una nuvola di polvere, tristezza e amareggiamento, anche se non esiste come parola. Andiamo qua dentro. Un nemico fastidioso? Ma benvenuto. Sarai nel carrozzone dei nemici fastidiosi. Ok, vediamo qui cosa è. Niente di che, perché ho dei ragni. Ah, me ne avrà dati uno di questi cosi, ok. Ho preso un po' di danno in questa stanza, Sono un po' pirla, perché ho preso un bel po' di danno. No, dai, questo qua è complimenti a me stesso, perché merita soprattutto i complimenti per la mia idiozia, cioè per la mia incapacità. O comunque dovrei avere infami, no? Ok, mi ricordo che tipo 10 partite fa avevo infami, roba del genere, però non so se ce l'avevo davvero. Ciò spezzi lo utilizziamo, The Joker lo teniamo e lo possiamo utilizzare qui casomai la stanza. Casomai ce ne necessitiamo. Una batteria droppata, mi va bene. Ok, se non droppa nulla userò il The Joker. Potrei prendermi l'oggetto che mi aumenta lo shot speed, così... Sì, lo potrei prendere, che intanto adesso il coso della storchina non mi serve a nulla. In un certo senso aiuta, ma non aiuta. Vediamo prima cosa c'è qua dentro. Ok, questi sono già più preoccupanti da rirollare. Cioè, possiamo fare solo un reroll, quindi rirolliamoli. Mode voi è oggetto di gappi. Serio? Ma quanto ti voglio bene, gioco? Intanto proviamo a dare vita a lui. Mi dai qualcosa? Va bene, dai, virus. Non mi lamento. Allora. Oggetto di gappi, Maw the Void. Ok, questi sono due buoni oggetti. Non sapevo se sarebbe rimasta la stanza, per questo l'ho fatto. Whip Worm, adesso dovremo sparare quasi normalmente. Ed è una cosa buona e giusta. Una batteria, grazie tesoro. Rivoliamo questi. Ok, no, non mi interessa uno di questi due per ora. Un altro tentativo, forse? No. Guardami questa qua che è utile. Vediamo. FiviJS mi interessa perché mi dà 4 cuori di fede, che non sono male, secondo me vale la pena per 4 cuori di fede. Ok, utero 1, andiamo avanti e vediamo come va. Assolutamente vediamo come fa. Come va. Ok, c'è una zona in cui ci saranno le chest. Mi tengo. Ok, adesso vedete, l'effetto funziona bene con questo shot speed. L'effetto di aumento e non aumento allo stesso tempo, quindi secondo me va bene. Il Toxic Aura che abbiamo ottenuto è estremamente utile. Più questo cerchio di Maw the Void, che è estremamente buono in questo fattore grandezza estrema. Ovviamente. Lo voglio. No, non mi servono più i cuori, non funziona con gli oggetti che abbiamo questa cosa. Quindi, perché me lo dovrei ottenere? Dai, dammi. Ecco. Spero. Allora, Maw the Void ha la possibilità che mi droppi dei cuori neri, che è importante sottolineare, perché se ottengo dei cuori neri sarò contento, ma a bestia. Siamo a 2 oggetti di gappi, quindi ci manca poco per l'ultimo oggetto di gappi. Abbiamo una marea di chiavi e molto probabilmente otterremo una marea di roba, di chest, perché abbiamo l'oggetto di gappi e ci fa ottenere altre chest. Ora, questo qua non mi potrebbe droppare il suo oggetto, che è il virus, e nella stanza del... di questo nemico che abbiamo adesso qui non dovrebbe esserci nulla di che mi interessi. Eliminiamo questo coso, mi dà un cuore di fede, grazie. Abbiamo la carica, quindi direi di entrare qua dentro e fare così.
No, ma dai, lo stesso. Aspetta, non mi vuoi dire che è obbligatorio praticamente quello? Ah, ok, bene, cioè mi stavo preoccupando. Fenze reward lo stesso non lo voglio, eh. Questo lo posso prendere. Tamized fa praticamente le mie lacrime. È buono, non è male. Però lo voglio rirollare perché non ho roba come Brimstone, sarebbe una rottura di run in quel caso. E questo è Cricket Zed, che aumenta il mio danno a dismisura e me lo prendo perché sì. Perché guardate adesso che danno ne facciamo, ci cioè volete mettere? In confronto a prima questo è nulla. Possiamo entrare qua dentro, Counterfeit Penny, lo prendo, lo rimetto a posto, non so se bisogna farlo per completare il gioco al 100%, però una cosa, di una cosa sono certo. Abbiamo ottenuto anche l'ultimo trinket che abbiamo sbloccato l'ultima volta. Se noi prendiamo dei soldi con quel trinket abbiamo delle possibilità, ripeto, di raddoppiare i nostri soldi, nel senso che otteniamo il doppio dei soldi. È buono, non è male, devo dire la verità, non è assolutamente male come trinket, però quello che mi aumenta le tears è più buono, cioè lo shot speed è più buono ora come ora. Di Eremit in realtà non è per nulla utile, come di Angledman più o meno, però me lo piglio di Angledman, perché? Perché è più figo. Cioè mi sono stufato di avere una di Eremit, questa è The Devil, ecco questa qua già è buona, la utilizzeremo contro Blue Baby. Andiamo qua dentro, sì perché la vedo completata, è veramente completata questa partita. It Lives, salve, vediamo un pochettino se ti piacciono le mie lacrime. Non sono riuscito a farti passare di fase. Mi vergogno di me stesso, mi perdoni signori It Lives, non vedo le lacrime dei nemici. Uso il Joker qua perché non abbiamo ottenuto il patto con Satana. Lo voglio questo Sacrificial Dagger? No, mi prendo il pentagramma che è un aumento di danno e adesso sono il Levatano, quindi ottengo anche cuori neri. Chalk Labs, 42 bombe, mi va bene. Sì, aumenta di danno, quindi beh, buonissimo. Possiamo andare. Corso The Lost, perfetto della serie perché chi se ne frega. Grazie per la bomba se l'ottenete, potremmo rirollarla più avanti. Chi se ne frega di tutto il resto? Magari se mi davi anche qua una cesta con una, con qualcosa dentro sarei stato felice. Perché adesso questo qua mi darà un oggetto sicuro che spero sarà la mappa. La mappa me la prendo perché almeno così vedo la mappa al prossimo piano. Che voi dite? Ma che cosa ti serve vedere la mappa al prossimo piano? Io vi rispondo, non lo so, però vai, può andare. No, in realtà no, può essere utile, quindi me la tengo questa possibilità. Prendiamo centesimi, c'è una batteria, quindi possiamo già rirollare due volte l'oggetto, perché presto otterremo un'altra batteria, tre volte l'oggetto. Salve, fastidiosi, salve. Ok, un'altra batteria? Ma sì, ma vai, perché ne ho poche. Bene, 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 madonna, le batterie che abbiamo ottenuto. Non ne otterremo tante al prossimo piano, perché le otteniamo principalmente dalle chest e dai sacchetti che poi otteniamo tramite le chest. Quindi, vediamo qua. Evilyle non mi interessa. Perché sparo occhi da. Cioè, a volte evoco un occhio che spara occhi, quindi no. Deadbird non mi interessa, quando prendo danno è un famiglio che attacca i nemici. Quindi potete benissimo capire quanto non mi piaccia. Poi vediamo un pochettino qui. Questa è la Bibbia satanica, la prenderei. Peccato che non è il momento tuo, perché mi sento già abbastanza potente da non necessitarti. Dammi questo. L'oggetto che vorrei, se potrebbe darmelo lui, è tipo quell'oggetto là di Satana nuovo, Chew of Flies lo prendo in realtà, perché vabbè sono diventato Belzebù, quindi Lord of the Flies sarebbe anche Belzebù, giusto per sottolinearlo. Monsalve, coppia di nemici così fastidiosa che morirete in fretta e furia da parte mia, e con anche una discreta incazzatura giusto perché posso. Ma va bene, mi piglio anche questa batteria, giusto perché casomai me ne potrei dimenticare. Mi ripiglio questo coso perché sennò la mia build perde potenza. E oggettivamente è molto più potente di prima avere una build del genere in confronto a quella che avevamo prima. Facciamo una scarica di lacrime verso quel lato e speriamo bene. Dammi qualcosa di interessante, voi due no. Vabbè, mi darai quantomeno una di queste che è un Ewaz, no? The Devil può interessarmi in realtà, un'altra The Devil perché lo posso usare contro Isaac. Ewaz è praticamente inutile. Questa invece è un The Fool, stesso effetto di Ewaz. Cioè Ewaz non dovrebbe fare effetto qui, infatti, ricordavo bene. The Fool no, mi piglio quindi The Devil. Ok, mi manca un oggetto di Guppy, gioco, non me lo vorrai dare, vero? Oggi quest'ultimo oggetto di Guppy purtroppo non me lo darai, io non ci posso fare nulla. No, mi tengo così, mi tengo da Empress, così posso aumentarmi il mio danno a livelli impossibili da far sopravvivere un qualsiasi nemico e sarò felice. Wheel of Fortune, la facciamo esplodere.
Mi darà una chiave che non fa male, non fa male una chiave. Di certo una chiave non mi farà del male fisico. In quel senso intendo non fa male. Se si attiva il coso, vorrei vedere un pochettino come funziona bene con questo setup. Credo che sta funzionando estremamente bene. Un setup del genere è bello averlo. Emperor in altri casi sarebbe utile. Mi tengo da Empress più da altra cosa. Non so niente dove sto andando, però sono arrivato, quindi per andare dove sto andando ho raggiunto la mia via. Adesso vorrei che si caricasse bene l'oggetto, va bene, ecco qua. Andiamo qua dentro, facciamo così. Lo facciamo subito passare in fase. Ah, bel colpo di mano, potrei quasi dirti, però in realtà è l'oggetto lì, Crack of the Sky. E andiamo giù. Dai, adesso se mi dai il Curse of the Lost ti mando a cagare, gioco. Ok, niente Curse of the Lost. Ma Curse of the Blind, vero? No, neanche quella. Ci avrei scommesso. Bella roba. Posso prendere questo e rimetterlo a posto. E la seconda. Sì, questo dovrebbe darmi l'effetto spawn, giusto? Ok, aumento di danno, bene. Justice, ok. Non mi ha dato troppo, quindi rirolliamo una volta tutto ciò. No, non mi interessa nulla di ciò, quindi potrei ancora rirollare. Niente roba. Agalath Destruction, un'altra Agalath Destruction. La Cap, va bene, The Stars la usiamo a caso, intanto chi se ne. Ok, abbiamo delle lacrime estremamente grandi, troppo grandi, quasi esageratamente grandi, vorrei dire. Wow, si è durato poco, sinceramente. Mi dispiace quasi. Nah, non mi dispiace più per i nemici ora. The Moon la usiamo. Finiamo qua dentro, dove ci saranno dei sacchetti e della roba. Ovviamente non mi dai nulla per ricaricarmi la possibilità. C'ho Diamond, siamo al massimo. Un Joker qui. Che bello. Patto con Satarak che non mi darà nulla perché ci sono ce tre ceste rosse. Ah, fossero state almeno ceste normali, avrei detto. Ok, questo è un altro Joker, che è assolutamente inutile, a meno che non riesco a rifare il piano. Cioè, mi dovrebbe capitare una Forget Me Now, che non è così possibile come cosa, ma non è neanche così probabile. Cesta? No, una batteria, va bene, dai. La potrò utilizzare dopo, che ricarico l'oggetto adesso. Cioè, adesso ricaricherò l'oggetto, quindi poi la posso utilizzare, la batteria. Flat Penny sarebbe carino, se avessimo un D20, perché otterremo tante chest, però no. Vediamo qui. Sì, rioliamo. The Poop, l'inutilità che è questa cosa. Mi darà una. Evoca una cacchetta ogni stanza. Di 12 rirollare rocce. Quello lì è un famiglio che invece non fa nulla praticamente. Perché spara doppio. Spara in modo. Non mi viene. Tipo Area Wizard. E non è tanto utile. Questo è un Tearsap che non mi aumenta le tears. Questo è un Lackup che non mi è utile. Kidneystone lo prendo perché. Così. Perché ho voglia. Voi dite, no, ti ha portato alla fine tante di quelle run. E io ti dico, lo so, ma forse magari troverà la sottilità in questa. Non ne sono sicuro e non ne sarò mai sicuro, però ci si spera. Allora. Oh, una chest rossa, ma che depressione. Oh, va bene, una batteria la posso utilizzare subito. Rirolliamo questa roba. Mi dà il D8 che mi rirolla le statistiche che potrei utilizzare. Ho la vaga tentazione di usarlo, per fortuna che non lo faccio perché potrebbe darmi anche statistiche brutte. E sarei fregato. Una chest che mi dà l'acqua santa, l'holy water, che è più inutile degli altri oggetti che mi ha dato qui. Ho aumentato le mie tears, non so come, ma va bene. The Empress me la recupero. In realtà vorrei farmi tutto il piano, perché? Non perché sono impazzito e voglio fare qualcosa di inutile, ma per un fatto più semplice, cioè non è un fatto principale, non semplice, che facendomi il piano ho possibilità che io ottenga più oggetti, tra cui quelli che non ho ancora ottenuto, quindi arrivo più vicino a completare il gioco. Va bene. Quello là è inutile. Intanto io direi di battermi il mio amico. Caro amico, ti scrivo. Una chest che è Piggy Bank. Va bene, my life saving. The Empress, the Devil. Ok, 38 di danno. Quanto tempo ci metto? Uccidete. Perfetto, anche attacco caricato. Ciao tesoro. Ci metto anche un pochettino. Complimenti, sei resistente 8.
una di queste cose è un Delovers, che la prendiamo, la mettiamo via. Adesso proviamo, completiamoci il piano, magari otteniamo, che ne so, qualcosa ci permette di farlo, ma non ci credo poco, eh. Questa è, mi permette di sparare da dietro ogni tanto un dose basata sulla luck, però talmente luck che sta succedendo spesso. Sono diventato anche mamma in questa partita, bene, perché manca solo Gabby. Ok, eliminiamo questo nemico. Un altro oggetto che è, Demon Baby, auto turret. Sparerà da sola, davvero, letteralmente. Quindi non c'è molto altro da spiegare. Oh, l'avevo la carica, non me ne ero accorta. Vabbè, ho ottenuto la batteria. Questi due no, però mi levo questo alle liste. Mostro Stut è inutile. Quindi mi piglio il D6 e faccio così. Ottengo altri due oggetti che non mi servono. Va bene, ce ne ho abbastanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, le ho contate per un altro reroll. Va bene, andiamo qua dentro. Vediamo un pochettino in quanto. Sono io, l'abbiamo shottato praticamente a quel Super Envy. Però, ok. Lo specchio rotto. Non lo prendo perché l'abbiamo già sbloccato. E significherebbe quasi darmi fastidio e basta, visto che è assolutamente inutile. Vediamo questo nemico. Poverino, è bastato un colpo praticamente. Questo è un Agalaz che non ci serve a nulla. Addio, povere stelle, veramente, mi è dispiaciuto quello che vi ho fatto, che credo che sia molto vicino allo stupro quello che gli ho appena fatto con i nemici, ma è dettagli. Ok, mi si è già caricato l'oggetto, potrei fare l'ultima stanza nella speranza di una batteria, se no non otterrò mai la possibilità di rollare. Prendiamo qua, vediamo qua, va bene, ok, niente di che, quindi me li ripiglio, la reliquia, forever alone, attack fly. E mi piglio anche l'altro. No, secondo me otterrò una batteria e potrò rollare quell'oggetto da solo. Perché non ha preso quei due? Perché così? No, non lo so. Oh, ok, guardate. Eccolo qua. L'ho detto, gli avrei ottenuta la batteria. E otterrò esattamente adesso Goded. No, scusatemi, intendevo la fine dei reroll con le batterie. Otterrò Goded. Vero gioco? Guardate, non mi interessa Goded per l'effetto che fa, che sì, è figo, però mi interessa più che altro perché l'ho sbloccato, così ho levato. Vai? No, no, mi hai dato Mega Bean, che mancava comunque. Almeno ce lo siamo rilevato dalle liste, sicuro. Ok, direi che possiamo concludere questa partita spettacolare. Non ho nient'altro da dire. Usiamo un Agalaz così a caso, usiamo un Delovers così a caso, almeno ci arriviamo dalle scatole. Praticamente siamo un mitragliatore. Ed fa figo. Direi che la completo e ci andiamo via di qua. Niente sbloccato perché abbiamo finito tutti i personaggi, però è stata una bella partita, dai. Qua da Leone è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao!